Io prima di tutto ci tenevo a ringraziare la vostra preside, la vostra nuova preside per i bambini che iniziano oggi la prima elementare, perché ne stavamo parlando adesso, per voi oggi è un momento emozionante, un pochino sono emozionato anch'io ogni volta che devo salutare i ragazzi, un po' mi emoziono. È un momento emozionante, inizia un percorso e vi aspettate che tutto sia stato preparato intorno a voi senza fatica, magari come se fosse una cosa facile. Invece le persone che vi accolgono oggi sono persone che in questi giorni si sono veramente dati da fare, hanno durato fatica, hanno cercato soluzioni, si sono impegnate perché sapevano che lo meritate e quindi si sono veramente dati da fare. Anche tutta la comunità che rappresento, io qua oggi sono con la fascia da sindaco, quindi magari qualcuno è la prima volta che la vede, la fascia che rappresenta la città, quindi non sono io ma è tutta la città che oggi è qua ad accogliervi, augurarvi un buon inizio di anno scolastico e che si impegna per far sì che le vostre scuole siano sempre al meglio, sempre più accoglienti, sempre più efficienti. Non solo, che siano anche attenti all'ambiente, attenti ai consumi, attenti a tutti quegli aspetti che sono importanti. Oggi verrete accolti anche dai vostri compagni più grandi, che hanno avuto la vostra esperienza l'anno scorso, 2 anni fa e così via. Finiscono le vacanze, questo magari per qualcuno può essere un po' un motivo di tristezza, ma inizia una nuova avventura. È un'avventura che sicuramente potrete far diventare bellissima, perché siete con dei vostri compagni, siete con degli amici, siete con degli insegnanti che si prendono cura di voi. Quindi l'augurio che vi faccio è che quest'anno sia un anno di crescita, un anno di divertimento, un anno in cui si impara la matematica, l'italiano, la geografia, le varie materie, ma anche si pensa allo sport, si pensa a crescere, si pensa a fare amicizia e soprattutto crescere nel rispetto dei vostri insegnanti e dei vostri amici.